Oggi broccolo, broccoli, broccoli squisiti. Sì, benvenuti qui, qui dove il sole splende sempre, il cielo è blu. E ancora un broccolo, qui non hai imparato la frase, l'intro. Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Ciao a tutti, da me e da... Gabriele! Ah, ecco, giusto così. Allora, oggi parliamo di broccoli. Non lo faccio apposta, credetemi. No, è nato non, così. Non mi riuscirebbe. No. Lo sa, credo che lo sappia. Quindi oggi una simpatica video ricetta che farà piacere ai nostri amici pugliesi, no? No. Mi raccomando, insultate orecchiette ai broccoli che non vogliono essere assolutamente il succedaneo delle orecchiette e le cime di rapa, che però sono buone lo stesso. Andiamo di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per le nostre buonissime orecchiette con i broccoli. Ho qui due teste di broccolo di queste dimensioni circa, ben pulite e lavate. Mezzo chilo di orecchiette, questa è una porzione per 5 persone. Mezzo chilo di orecchiette, 100 grammi di grana padano, un pizzico di sale, un pizzico di peperoncino, uno spicchio d'aglio, dell'olio extravergine di oliva e poi io, per insaporire il tutto, userò questo battuto di olive di Leccino che contiene anche delle acciughe e dei capperi. Quindi se non avete il battuto di olive potete anche sostituirlo magari con delle olive appunto battute, un'acciuga e qualche capperetto. Questo è buonissimo e ha ingredienti fantastici, lo trovate alla Lidl, ma quello che, siccome io faccio la spesa alla Lidl, tutto quello che vedete su questo tavolo lo trovate alla Lidl, perché anche le orecchiette l'ho presa là, anche il formaggio, quindi tutto a buon mercato. Allora cominciamo subito. Ho già messo su l'acqua per la pasta già salata, quindi procedo con i miei broccoli. Con un coltello sminuzzo i broccoli perché voglio che abbiano una cottura veloce e che nello stesso tempo però vengano ben cotti, quindi non voglio che siano troppo turgidi al palato. Li sminuzzo ben bene. Non voglio frullare la crema di broccoli alla fine perché mi piace che ci siano i pezzettini, quindi trovo questa via di mezzo nello sminuzzamento e nel frattempo mi sfogo delle brutture della giornata così. In un tegame a sponde alte metto un cucchiaio di olio per ogni commensale e voilà, lo spicchio d'aglio intero e un pizzico, proprio un pizzico di peperoncino, e faccio andare a fiamma allegra. Il soffritto comincia a sfrigolare, metto dentro una bella cucchiaiata generosa di guardate, ecco qua, questa preparazione alle olive. Fate insaporire leggermente l'olio, ma proprio leggermente. Quindi è il momento di tuffare dentro anche i nostri broccoli. In questo momento ho abbassato al minimo la fiamma in modo da evitare schizzi. Insaporisco con un pizzico di sale. Do una rimestata generale. Che odore! Lascio andare a fiamma bassa per un po', lascio un po' tostare il tutto. Copro col paraschizzi e aspetto 5 minuti, rimestando di tanto in tanto. I broccoli stanno iniziando ad ammorbidirsi e allora, per accelerare il processo, prendete un mestolo d'acqua di cottura della pasta e versatelo. Coprite bene, fiamma molto bassa, e lasciate cuocere così i vostri broccoli. Di tanto in tanto andate a rimestare. Le nostre orecchiette secche in semola di grano duro hanno bisogno, secondo le indicazioni, di 12-15 minuti per cuocere, quindi posso iniziare
a metterle già che l'acqua bolle. Quando il condimento è quasi pronto, ricordiamoci di eliminare l'aglio per la salvaguardia dei nostri commensali. Scoliamo la pasta, versiamo la nostra pasta scolata e mantechiamo bene il tutto. Non la farò saltare in aria perché la videocamera sennò verrebbe investita da un flusso di pasta e broccoli non indifferente. Do prima una giratina così e adesso è il momento del parmigiano. Investitelo di parmigiano e qui, raga, dobbiamo farlo saltare per forza. Pesa un quintale. E voilà. Mantecatura ultimata, adesso impiattiamo. Ed ecco le nostre orecchiette belle pronte. E anche se non siamo pugliesi, noi non vi imitiamo, le facciamo con le cose che abbiamo a casa. Certo, se troviamo le cime di rapa, tranquilli che le faremo anche con le cime. Mandatecele, amici, mandatecele. Però in Sicilia per lo più si mangiano così. Per lo più, almeno a casa mia, poi non lo so se in Sicilia si mangiano così. Vi lasciamo alle foto e noi andiamo a spazzolarci questo buon piatto. Ciao! Ciao! Bene amici pugliesi, quindi se questa ricetta in qualche modo vi è piaciuta, provatela. Non è come hai detto tu un succi che? Non è un qualcosa che vuole ricordare. Avevo le orecchiette, avevo i broccoli, avevo voglia di entrambe le cose e le ho combinate. Brava. Quindi sono molto buone, potete tagliare anche, potete cambiare anche il taglio della pasta. Però veramente le orecchiette sono per la loro conformazione, rugosa da una parte e concave dall'altra, sono molto accoglienti. Le orecchiette mi pare che sia la pasta preferita di Dumbo. E meno male. Se sì, scrivetelo qua sotto perché non ne siamo sicuri. Va bene, va bene. Adesso ragazzi, tra un po' cominciamo con le ricette di Natale. Non ho voluto farle prima perché noi le nostre ricette le mangiamo, se no a Natale possiamo fare noi stessi le palline e non mi pare il caso. Ma adesso cominceremo anche con qualche sfiziosità per Natale. Bene, se questa ricetta vi è piaciuta, lasciateci un golosissimo pollice in su. Naturalmente cominciate a condividere anche le ricette di Due Cuori Una Cappa, perché se cresce anche Due Cuori Una Cappa noi non siamo tristi. No, non siamo tristi. No, no, anzi, Gabriele diventa anche più simpatico. Io divento più simpatico e più felice e forse imparerò anche a cucinare. Benissimo. Ma questo non so se credete. Sarà peggiorativo della questa cosa. Questa è peggio di quella dei 120 anni. Comunque è una losca, una promessa, campagna elettorale. Bene, va bene, bene quindi, detto ciò. Sì, quindi se anche tu non sai chi votare, vota Due Cuori Una Cappa. È sicuramente un piatto a tavola degno di nota. Di nota, bravo, di nota riuscirai a metterlo. Bene. Bene, queste non sono promesse campate in aria. Bene, ragazzi, basta sciocchezze, noi ci rincontriamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao.